Oggi posso dire che sono veramente lieto e orgoglioso di presentare un progetto improvviso, diciamo un progetto però molto simbolico rispetto a Milano, che ha una vocazione di inclusività, di riuscire a mettere insieme il pubblico e il privato per fare grandi eventi, per dare una maggiore, sempre maggiore attrattività della nostra città. Nuove occasioni di divertimento, nuove occasioni di sfago, nuove occasioni di discussioni su temi di sport e anche luoghi per i piccoli e i grandi, cosa cui teniamo particolarmente come milanesi, ma direi come cittadini del mondo. L'area del mercato generale, dei mercati generali, diventa un palcoscenico di un evento assolutamente straordinario. Un festival che dal 1 maggio, per i 6 mesi di sport, io spero anche dopo, in che modalità trasformerà quella zona, una zona che molti conoscono dall'esterno, pochi conoscono dall'interno, diventerà uno degli epicentri del divertimento, dell'intrattenimento, del dibattito culturale della città. Ringrazio il presidente di Soceni, Nicola Tutini, che è molto impegnato in questa, su un nuovo ruolo importante ma anche delicato e in molti casi anche difficile, ma superando continuamente le difficoltà che vediamo l'amministratore delegato della Ferrero e Tommaso Cavanna, amministratore delegato di Bank for Business, che è un po' colui che porterà degli eventi particolari in una zona che, ripeto, poco conosciuta ma molto importante per Milano e non solo per Milano. Una iniziativa che contribuirà sicuramente a rendere la nostra città, voglio dire, trattativa non solo per i servizi di Expo, perché la prospettiva è proprio di utilizzare quelle aree che sono molto utilizzate per finalità che riguardano i mercati generali, ma che possono essere utilizzate specialmente negli orari, in orari particolari sabato e domenica, per i cittadini e soprattutto per i milioni e milioni di turisti che arriveranno a Milano nell'Expo, ma quello che ci dicono i dati già sono aumentati e sono in continua crescita rispetto agli anni passati. Sappiamo benissimo che non solo il New York Times, ma tutte le grandi agenzie di turismo dicono che Milano sarà nel 2015 l'anno dove ci saranno più turisti, l'anno dove esserci da parte di cittadini di tutto il mondo. E questo 2015, se avete l'esperienza, che sarà solo, ne siamo convinti, una preparazione per una città che sarà sempre più capace di parlare al mondo. Ci saranno concerti, spettacoli, iniziative culturali, estende gastronomici, ma con questo elemento importante che è uno dei temi dell'esposizione universale, e cioè prodotto alimentare di qualità e prodotti alimentari a chilometro zero. Voglio anche dire che questa è una delle iniziative che rientra pienamente nell'evento che c'è di Expo in città. L'assessore del Corno e chi segue direttamente Expo in città, chiaramente con la supervisione del sindaco che si assume tutti i pregi e gli elementi positivi, ma anche le criticità che talvolta sorgono, ma che è la dimostrazione delle enormi potenzialità che ha la nostra città dal punto di vista sociale, economico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista anche della capacità di essere un luogo di attrattività e di divertimento e di svago per i più giovani, collegato però ai temi della cultura, della socialità, della socializzazione, e vorrei aggiungere anche del dialogo con culture diverse, con religioni diverse. Come ho detto, quello che è importante è che ogni giorno si abbia un'idea che poi diventa un progetto, che poi diventa realtà concreta per rendere la nostra città, che è ormai considerata da tutti i dati, da tutte le ricerche, da tutte le richieste che ci vengono dalle istituzioni, dai paesi esteri dell'intero pianeta, come un punto di riferimento. È importante che lo sia nel 2015, perché abbiamo una grande sfida da affrontare ed è una sfida che vinceremo, ma è importante dire con forza che se saremo capaci in questi mesi a far dire ai visitatori che Milano e che sarà sempre di più un luogo dove venire e dove esserci, questo sviluppo, questa maggiore attrattività, questa capacità di unire pubblico e privato per costruire eventi, situazioni, momenti di dibattito, momenti di confronto, di dialogo,
sarà anche la città che negli anni futuri diventerà sempre di più non solo la capitale locale, non solo la capitale economica, non solo la capitale del volontariato nel nostro paese, ma anche un punto di